Faccio questo lavoro perché sì, da un bambino ho vissuto qui dove c'era l'azienda di mio padre e ho sempre visto le lavorazioni e col tempo mi sono appassionato. In questo settore i suggerimenti e i consigli sono la prima cosa da seguire, quindi è normale ascoltare chi è passato prima di me. Naturalmente ogni persona è diversa e quindi ognuno ha le proprie caratteristiche, le proprie capacità di lavorazione, la propria visione del lavoro di falegname. Nel 2005, quando ho preso in mano l'azienda, mi sono accorto di tutto quello che c'era da fare. Ho dovuto riprogrammare tutta l'attività perché i passaggi che mio padre aveva impostato non andavano più bene né per i tempi né per le mie caratteristiche. Mentre prima si tagliava dal tronco direttamente, si faceva la forma che si voleva, oggi compriamo il tavolame. Dobbiamo cercare di sfruttare il massimo che il legno permette. Quindi eliminare nodi, eliminare spaccature, cercare la venatura giusta per un tipo di prodotto o un altro. La meccanizzazione negli anni ha permesso di lavorare sempre in modi diversi, quindi gli incastri sono stati migliorati. La meccanizzazione non si intende industrializzazione, ma si intende solo un aiuto per la lavorazione del legno, mentre invece la parte di intaglio, costruzione, incollaggi è fatta a mano. Naturalmente tenendo sempre fede alla tradizionalità dei disegni e della costruzione stessa. I lavori che facciamo sono tanti, facendo l'arredo nella casa si riesce a variare dal tavolo alle sedie alla cassapanca. La cassapanca mi intriga tantissimo per quanto riguarda l'intaglio, che viene eseguito esclusivamente a mano, in modo tradizionale, non meccanizzato. Per imparare questo mestiere non esiste un tempo, non esiste un anno, due anni, tre anni. Questo lavoro è un lavoro che lo fai per tutta la vita.